partecipazione alla manifestazione nazionale dei metalmeccanici gremita a Piazza San Giovanni a Roma, slogan della FIOM: non possiamo più aspettare, è il momento di cambiare. Sottoscritto tra le parti sociali un importante accordo territoriale che ha sancito la nascita del Comitato di Pari Opportunità della Cittadella Aeroportuale. Si chiama Orienta Lavoro, il progetto di orientamento al lavoro che lo sportello SOL CGL Bari sta realizzando nelle scuole superiori dell'area metropolitana. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli: diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, al reddito, alla cittadinanza, per la giustizia sociale e la democrazia. Sabato scorso, 18 maggio, i metalmeccanici sono scesi in piazza a Roma, slogan della manifestazione nazionale della FIOM: non possiamo più aspettare. Il resoconto. Per la terza volta in 4 anni la FIOM ha riempito Piazza San Giovanni a Roma. 100.000 la manifestazione nazionale dei metalmeccanici che hanno chiesto con forza di riconquistare il diritto nel e del lavoro, la riconversione ecologica del sistema industriale per valorizzare i beni comuni, acqua, aria e terra, un piano straordinario di investimenti pubblici e privati, il blocco dei licenziamenti anche attraverso l'incentivazione della riduzione dell'orario con i contratti di solidarietà e l'estensione della cassa integrazione. Ribadita nella piattaforma programmatica della manifestazione, anche un contratto nazionale che tuteli i diritti di tutte le forme di lavoro, con una legge sulla democrazia che faccia sempre votare e decidere per i lavoratori, un reddito per una piena cittadinanza di inoccupati, disoccupati e studenti, fare in modo che la scuola, l'università e la sanità siano pubbliche e per tutti, combattere la mafia e la criminalità organizzata che si sono infiltrate sia nella finanza che nell'economia, la rivalutazione delle pensioni per un sistema pensionistico che riconosca la diversità tra i lavori, un'Europa fondata sui diritti sociali e contrattuali, su un sistema fiscale condiviso e sul diritto di cittadinanza e sulla democrazia delle istituzioni. Il segretario generale della FIOM ha ribadito l'idea di riunificazione delle lotte di tutti i lavoratori, senza distinguere fra tutelati e non, fra giovani e meno, citando Giuseppe Di Vittorio: impedire in qualsiasi modo una competizione tra i lavoratori. Sottoscritto tra le parti sociali un importante accordo territoriale per la nascita del Comitato di Pari Opportunità della Cittadella Aeroportuale. Sentiamo di che si tratta e quali sono gli obiettivi. Il servizio. Un accordo territoriale importante sottoscritto tra le parti sociali che sancisce la nascita del Comitato Pari Opportunità della Cittadella Aeroportuale di Bari. Una prassi innovativa di impegno che richiederà in futuro uno sforzo sempre maggiore di coordinamento e di integrazione tra parti datoriali e organizzazioni sindacali per la qualità della democrazia e dei processi partecipativi. L'accordo e la costituzione del Comitato Pari Opportunità sono strumenti importanti per sostenere la contrattazione decentrata e il welfare aziendale. L'accordo unitario intercategoriale è stato sottoscritto da CGL, CISL, UIL, UGL, federazioni di categoria dei trasporti e dei servizi, commercio, delle 4 sigle sindacali, le 3 associazioni rappresentative dei datori di lavoro insediati sull'area aeroportuale, vale a dire Confindustria, Confcommercio e Confcooperative. L'intento dell'accordo territoriale istitutivo di un comitato pari opportunità della cittadella aeroportuale è quello di promuovere attraverso il nuovo organismo bilaterale deputato alle pari opportunità la sperimentazione di processi innovativi di consultazione tra le parti sociali che, superando i confini delle singole aziende, incorporino i fattori di contesto territoriale, tendendo al loro miglioramento e dando luogo a livelli di concertazione collettivi di sito aeroportuale fra le parti sociali territoriali per adottare un quadro comune di strategie di conciliazione come base di riferimento per eventuali contrattazioni aziendali di tipo organizzativo, atte a soddisfare al meglio e compatibilmente con le specificità di ognuna delle aziende di appartenenza i bisogni espressi dalle donne e dagli uomini che lavorano. Si chiama Orienta Lavoro, il progetto di orientamento al lavoro che lo sportello SOL CGL Bari sta realizzando nelle scuole superiori dell'area metropolitana. Ci dice tutto Francesco Putignano del NIDIL CGL Bari. Sentiamolo.
Lezioni frontali con gli studenti delle classi quarte e quinte su contratto collettivo nazionale, sulle tipologie contrattuali, sulla gestione del mercato del lavoro, sui servizi pubblici e privati dell'impiego, curriculum e lettera di accompagnamento, ricerca attiva del lavoro. Lo sportello SOL CGIL Bari sta realizzando un progetto di orientamento al lavoro nelle scuole superiori della provincia di Bari, chiamato Orienta Lavoro. Le lezioni hanno durata di 2 ore, durante le quali si interagisce con gli studenti grazie allo scambio di informazioni delle loro esperienze personali in ambito lavorativo. La lezione si conclude con la consegna di materiale informativo sugli argomenti toccati, sul ruolo della CGIL e dei suoi servizi di orientamento. Vogliamo incontrare i ragazzi, gli studenti, per informarli, per orientarli sulla formazione al lavoro, quindi sul difficile passaggio tra scuola e lavoro. Purtroppo in mancanza di una vera politica di orientamento e di formazione da parte dei centri per l'impiego, noi come sindacato, come sportello di orientamento, vogliamo supplire e con queste lezioni stiamo formando i ragazzi per affrontare al meglio il passaggio. Al momento abbiamo incontrato circa 300 ragazzi in due diverse scuole qui a Bari, al Marconi e all'Ipsia Santarella. Siamo già abbiamo già programmato altre 3 lezioni a settembre. Sia il Santarella che il Marconi si sono dichiarati entusiaste della lezione e vogliono già ripetere per il prossimo anno questa lezione. In più, insieme alla lezione in cui spieghiamo come fare un curriculum, come fare una lettera di presentazione, come affrontare un colloquio di lavoro, stiamo somministrando un questionario sulle loro aspirazioni, sulle loro conoscenze del sindacato, e questo questionario sarà oggetto di uno studio sociologico insieme a Leo Palmisano, il sociologo Leo Palmisano. Tutto questo sarà presentato poi probabilmente a settembre. Chiudiamo parlando di sicurezza nel lavoro dei trasporti, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione dei rischi nella contrattazione. La consapevolezza del ruolo è il titolo di uno dei moduli del percorso formativo svolto nella sede INAIL di Bari per conoscere la legislazione sulla sicurezza. Un percorso formativo destinato ad accrescere le competenze tecnico-specialistiche degli RLS e delle rappresentanze sindacali nel loro ruolo di contrattazione delle più generali condizioni di lavoro. Organizzato dalla FILT CGL, il corso è rivolto a questi soggetti ritenuti cruciali per la definizione delle politiche aziendali di prevenzione dei rischi lavorativi presenti nei luoghi di lavoro. È in considerazione che nei settori dei trasporti gli indici di gravità e di frequenza degli infortuni proporzionalmente agli altri settori produttivi permangono alti. Obiettivo dunque rafforzare la consapevolezza dei ruoli nelle diverse modalità di espressione, negoziazione, autorevolezza, esercizio dei compiti, limiti, eccetera, e le logiche partecipative di confronto in relazione ai diversi livelli di intervento con le istituzioni. In quest'ottica di costante crescita dei diversi interlocutori che hanno ruoli interagenti sulle tematiche di salute e sicurezza, è stata prevista pertanto la partecipazione dell'INAIL alla realizzazione del progetto, quale istituto che si pone come facilitatore nel dialogo tra istituzioni e parti sociali. Questo progetto nasce nell'ambito di un accordo fatto a livello nazionale con l'INAIL e prevede 64 ore di formazione da fare in tutte le regioni italiane. Qui siamo praticamente alla 10ª regione rispetto a questo percorso formativo, la Puglia. E sappiamo che questo percorso formativo riguarda principalmente quindi rischi specifici dei trasporti, quindi rischi rumore, vibrazione, campi elettromagnetici, ma anche stress e rischi in particolare di interferenze, considerando che i rischi dei trasporti incidono spesso sulla circolazione, quindi sui servizi che gli stessi soggetti erogatori di questi servizi di trasporto erogano alla collettività. E quindi diciamo che vorremmo far nascere anche questa maggiore consapevolezza più complessiva, per cui lavorare bene sui rischi lavorativi significa incidere positivamente anche sui rischi dei trasporti.
Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento!